Le interviste di Maratea Web Radio. Sono al Centro Culturale di Maratea con l'assessore alla cultura, la professoressa Dideco. Professoressa, questa sera un incontro con una partigiana, Teresa Vergalli. Sì, è un incontro che l'amministrazione ha fortemente voluto, anche se per onor del vero devo riconoscere che il merito della venuta della signora Vergalli a Maratea è da riconoscere all'ISIS. Noi come amministrazione abbiamo capito l'importanza della presenza della signora a Maratea e quindi abbiamo voluto che la signora mettesse a disposizione di tutta la collettività la sua esperienza di donna della Resistenza. La signora Vergalli è entrata a far parte della Resistenza a 16 anni, è stata una staffetta partigiana e quindi stasera lei ci racconterà la sua storia, il suo vissuto di donna della Resistenza, una delle tante donne che hanno fatto la Resistenza italiana, purtroppo tante donne che il cui ruolo nella Resistenza non è stato adeguatamente riconosciuto dopo, alla fine della guerra, con la liberazione. Io l'anno passato ho partecipato ad un incontro bellissimo con il figlio di Perlasca e chiedo sempre a chi intervisto, ecco, di lasciare un messaggio soprattutto per i giovani, ecco, un messaggio che l'assessore alla cultura del comune di Maratea e nonché professoressa, ecco, ai giovani di Maratea Web Radio, oggi che cosa possiamo dire? Che è importante conoscere il nostro passato, è importante conoscerlo soprattutto attraverso fonti dirette come la signora Vergalli, fonti dirette che fino ad oggi abbiamo ma che fra qualche anno non avremo più, che conoscere il passato da fonti dirette impedisce anche di commettere errori, di ricostruire in modo errato il passato e soprattutto insegna a conoscere il presente e a non commettere gli stessi errori che sono stati commessi nel passato e che hanno lasciato dei segni molto dolorosi nell'umanità. Buon lavoro. Grazie, grazie. Le interviste di Maratea Web Radio. Professor Garramone, preside dell'Istituto ISIS di Maratea, preside questo incontro fortemente voluto, ecco, da lei e dal suo istituto. Questa sera è forse una continuazione di quello che abbiamo vissuto l'anno passato con Perlasca. Che cosa possiamo aggiungere, visto e considerato che questa sera abbiamo un altro personaggio, ecco, della Resistenza? Infatti lei mi sta sollecitando a ricordare un collegamento fra Perlasca e questa giornata. Non ci avevo pensato. In effetti c'è una continuità. E qual è la continuità? Dei testimoni. Certo. I testimoni che sono preziosi per tutti noi, ma in modo particolare per i nostri giovani, dei quali ci occupiamo noi per la loro formazione. Per cui siamo riusciti in sinergia con il Comune a creare una doppia giornata, oggi qui a beneficio della cittadinanza e domani la signora Vergalli incontrerà gli studenti delle classi quinte del nostro istituto che studiano proprio quest'anno la tematica proprio della Resistenza e quindi la testimonianza sarà sicuramente per i nostri studenti un momento di arricchimento e credo che non dimenticheranno più questi temi avendo visto i testimoni viventi di queste esperienze straordinarie che rappresentano anche una luminosa pagina della nostra storia repubblicana. E io proprio quello volevo diciamo che lei dicesse in questa nostra trasmissione, perché noi trasmettiamo su internet, i giovani ascoltano, grazie a Dio, e allora un messaggio che possiamo ancora una volta mandare a loro perché magari queste vicende non si abbiano più a verificare. Infatti noi abbiamo appreso dai libri, per nostra fortuna, non almeno parlo per me, ma le generazioni oggi presenti, a parte i testimoni che sono rimasti pochi, abbiamo appreso solo dai libri, invece, avere la fortuna di ottenere un contatto diretto con chi ha vissuto questa esperienza, a cui noi dobbiamo essere grati, i giovani, la conquista, perché la Resistenza poi in effetti ha contribuito. Io non oso immaginare il nostro paese senza la Resistenza, cosa sarebbe accaduto al nostro paese. Allora,
ci hanno dato uno Stato democratico e ci hanno restituito la libertà con i sacrifici di tanti giovani. Oggi a noi che cosa tocca fare? A me, a ciascuno di noi, ai giovani in modo particolare, il compito di custodire e difendere il nostro Stato democratico, perché dietro l'angolo di una democrazia indebolita ci può essere subito la dittatura e noi la dobbiamo difendere, la libertà che ci è costata cara alle generazioni passate. Ecco, certamente, professore, grazie ancora, grazie e buon lavoro. Grazie. Le interviste di Maratea Web Radio. Al termine dell'incontro al centro culturale con la signora Teresa Vergalli, una partigiana ma soprattutto una staffetta, questa sera questa parola l'abbiamo sentita tante volte nominare. Signora, intanto grazie per questa opportunità, per questa intervista. Le volevo chiedere che cosa era la staffetta. Le staffette erano la radio, il telefono, le infermiere, le vivandiere, le accompagnatrici, le guardie del corpo, quelle che portavano le notizie. Si faceva un po' tutto, non poteva esserci guerra partigiana se non ci fossero state le staffette, che servivano appunto a fare tutto quello che i partigiani non potevano fare da soli. Lei questa sera viene a Maratea invitata da tante organizzazioni, una sala gremita l'ha ascoltata parlare e nell'ascoltarla anche io ho provato tanta emozione. Possiamo dire, siccome noi trasmettiamo su internet, ho sentito che lei addirittura ha un blog, quindi sicuramente questo mezzo lo userà, un mezzo che usano soprattutto i giovani. E allora ai giovani che cosa possiamo lasciare in questo tempo dove probabilmente i giovani hanno tante cose che la sua gioventù probabilmente non aveva? Sì, dal punto di vista materiale hanno moltissimo i giovani oggi, però penso che anche loro possano sperare di andare avanti, non dal punto di vista materiale, perché dal punto di vista materiale manca ben poco, siamo tutti abbastanza benestanti, non ci sono più. Ai tempi miei non c'era le case con l'acqua, non c'era il riscaldamento, non c'era un bagno, non era nemmeno da sognare. Adesso addirittura poi le automobili. Adesso queste cose sono state raggiunte in gran parte, ma quello che manca secondo me adesso è intanto la solidarietà fra le stesse generazioni, che i giovani si riuniscono un po' per bande o per delle passioni non sempre condivisibili, tipo il tifo o cose del genere. Secondo me i giovani dovrebbero intanto studiare di più, forse anche fare più sport e più ginnastica, non solo per il corpo, ma per esempio lo sport può insegnare intanto a rispettare le regole. Lo sport di squadra significa rispettare le regole, svolgere bene il proprio ruolo, non prevaricare verso gli altri che lavorano nella stessa squadra, rispettare chi guida, rispettare chi giudica e andare avanti insieme, sentire un sentimento di unità. Se fosse applicato nella società, pensate che si andrebbe molto, molto meglio, no? Viviamo appunto una società dove la contestazione è quotidiana, viviamo in una società libera appunto, e la libertà, ecco, probabilmente mette anche in condizioni la gente di essere libera appunto di poter anche criticare qualche cosa. Come la mettiamo? Sì, la libertà è prima di tutto la libertà di pensiero. Quando c'era il fascismo non si poteva pensare liberamente, si veniva condannati per una libertà di pensiero, per una critica, per una contestazione. E quindi la libertà è prima di tutto la libertà di adoperare la propria cervello, il proprio sentimento. E poi la libertà anche di decidere della propria vita, di scegliere la propria strada. E la libertà anche di non... Di cercare di non sbagliare, perché ci sono adesso molte passioni che possono travolgere, le passioni sbagliate, e sarebbe bene che tornasse anche la passione della politica, che politica significa occuparsi degli altri, occuparsi delle cose comuni, occuparsi di un'associazione, occuparsi di un comune, occuparsi di una frazione, di un quartiere, di un caseggiato. Questa è la politica, che
non sempre è vista in una maniera così vicina alla gente. Io penso che fanno politica i miei vicini di casa che curano volontariamente da un sacco di anni il parco pubblico che il comune ci ha rifatto, ma che tutti vengono e loro lavorano volontariamente per tenerlo pulito, per rasare l'erba, per controllare che i giochi non si rompano, per vigilare la notte, eccetera. Questo secondo me è politica, cioè interessarsi della polis, della comunità. Certo, torniamo solo un attimino ecco, ai suoi tempi e soprattutto quello che è riuscita a fare in quel periodo storico. Lei incontrerà i nostri giovani delle scuole e dunque si diceva in questo incontro che di solito i partigiani sono tutti quanti al maschile, invece ci sono state tante donne che in silenzio hanno combattuto, hanno aiutato la libertà, è così. Dunque, molte donne erano legate dal punto di vista familiare o sentimentale ai partigiani. Quindi c'era una parte di donne che avevano questi legami e questa spinta per poter aiutare, cioè un sentimento di solidarietà. Io ero figlia di un antifascista e avevo a mia volta, secondo me, subito delle ingiustizie da parte del fascismo. Ma c'erano anche quelle che non avevano nessun legame, ma che lottavano per la loro riscatto. C'erano quelle delle officine, che andavano al posto dei maschi alle officine reggiane a fare gli aerei, che guadagnavano molto meno dei ragazzi quattordicenni al loro fianco, solo perché erano donne. Quelle si univano a noi e alla resistenza proprio per riscattare questa ingiustizia, così come le mondine o le contadine senza terra, che volevano essere considerate di più, essere pagate meglio, e che vedevano nel futuro una loro migliore un rispetto, chiedevano maggiore rispetto, oltre a essere trattate meglio economicamente, perché il senso della frustrazione, dell'umiliazione era molto presente nelle classi femminili di quell'epoca. Signora, l'ultima domanda le faccio. Oggi, secondo lei, c'è bisogno ancora di uomini e donne partigiane in questo mondo dove, ecco, guerre, dove soprusi, dove veramente l'uomo contro uomo, ecco, così combattono in nome anche di una religione, guerre fratricide? Il mondo oggi è diventato molto complicato e secondo me bisogna fare uno sforzo per capire e per capire la sostanza delle cose, perché per esempio anche sulla storia partigiana poco fa un signore qui mi diceva: ma anche i partigiani hanno fatto delle cose sbagliate. Certo, ma la sostanza qual è? Che i partigiani combattevano per una libertà e gli altri combattevano per continuare in quella non libertà, in quella dittatura, in quella violenza. Quindi la differenza sta in questo. E anche adesso nel mondo moderno bisogna riuscire a distinguere quello che, in senso forse alla maniera antica, può essere il bene e quello che può essere il male. Nel senso, le cose che tendono alla giustizia, che tendono al riconoscimento degli altri e che magari sembrano anche meno importanti, secondo me bisogna cominciare da quello. Poi il senso di solidarietà fra cittadini, fra giovani, una volta ci si riuniva. Adesso, a parte nelle società sportive che per forza si riuniscono, i giovani hanno i telefonini per riunirsi. A me ha fatto impressione che lì in Cina alla notte ognuno accendesse non la candela come facciamo noi all'Arena di Verona, ma addirittura tutti i telefonini con tutte le lucette. Questo però può essere un bene, di unirsi anche attraverso questo mezzo, purché lo scopo non sia una stupidaggine, ma sia una cosa importante. Se questi lottano per la libertà, quella è una cosa importante. E il loro modo di associarsi, se è questo, va bene anche questo. È una forma moderna, non c'è più la sezione, l'associazione, la riunione di una volta. Adesso c'è questo mezzo e bisogna servirsene bene. E mi sembra che i giovani sanno servirsene. Cerchiamo di imparare anche noi che siamo un po' più vecchi ad adoperare anche questi strumenti. Lei mi diceva prima, io ho un blog, non ci scrivo un granché perché anch'io ho molti dubbi sulla situazione attuale e poi
a volte mi manca anche un po' il tempo perché faccio altre cose, ma per esempio a me non piace Facebook perché mi sembrano tutte sciocchezze, tutte stupidaggini, che si perde tempo. Io ogni tanto ci vado perché mi cerco le fotografie che mettono i miei ragazzi o qualcuno, ma mi sembra una perdita di tempo, mi sembra un buttare lì una parola. Pensiamoci un po' di più prima di parlare, secondo me. Dico, se volete scrivere su Facebook, scrivete una frase un po' più lunga, ma pensateci 10 minuti prima di scriverla e che sia qualcosa che vale, non la frase buttata lì. Ecco un modo anche giusto di adoperare il mezzo nuovo che è la rete. Signora, grazie tante e benvenuta a Maratea. Grazie a voi.